Insieme ai nostri migranti abbiamo inaugurato il monumento a loro dedicato, che la nostra amministrazione, unitamente all'ex sindaco Sergio Bettoni e all'emigrante Mario Biolzi, abbiamo molto desiderato a Berceto. È un monumento che è stato scolpito dal maestro Pelosi e che ci rammarica molto il fatto che, ahimè, Sergio Bettoni non ha mai potuto vedere installato, se non sotto forma solo di bozzetto, circa un anno fa. Il monumento è dedicato ai nostri migranti che con sofferenza sono partiti e hanno lasciato la loro terra e che tutti gli anni, con la stessa fatica e lo stesso sacrificio, ritornano nelle loro case. È stato installato sulla strada davanti al seminario, che è la vecchia strada, la via Francigena, una strada che simboleggia la partenza ma anche il ritorno, la partenza del pellegrino e il rientro presso la loro terra natia, quindi una doppia valenza. Questo monumento è dedicato ovviamente ai nostri migranti ma anche agli immigranti in generale ed è un simboleggia in particolare appunto l'emigrante, che è l'unica cosa che può portare via con sé, una valigia piena di speranze, le proprie scarpe, e lascia i propri genitori che sono estremamente sofferenti e dolenti e l'amata fidanzata. Il monumento è stato eretto e pagato dall'amministrazione comunale, ma abbiamo realizzato dei buoni di benemerenza in modo tale che chiunque voglia rendersi partecipi di questa grande opera possa acquistare questi buoni con delle semplici e anche quasi virtuali donazioni. Su ogni buono ci sarà scritto il nome di chi parteciperà e quindi si sentirà ulteriormente legato a questo monumento. Il prossimo anno invece pensiamo di riuscire a pubblicare un libro dedicato ai nostri migranti, con le storie dei maggiori emigranti, delle famiglie che hanno lasciato la nostra terra e di coloro i quali all'estero soprattutto si sono distinti come bercetesi.